Amici di Billiard Channel, buongiorno, benvenuti al Pala Carrara di Pistoia per seguire insieme a noi l'ottavo di finale del 24esimo campionato del mondo dei 5 birilli. Questa non è una partita, ma questa è la partita, perché sono di fronte Matteo Gualemi, campione mondiale del 2015 a Milano, contro Andrea Quarta, campione del mondo nel 2008 a Sarteano, Toscana. Quindi uno gioca in casa e l'altro il suo titolo l'ha vinto in Toscana. Mirko Bianchi alla regia, William Bardonna alle soggettive, insieme a me il mio socio Nicola Biondi. Buon pomeriggio a tutti gli amici di Billiard Channel. Vedete, le tribune parlano, parla da sola questa tribuna, la gradinata est del palazzetto è veramente colma in ogni posto per seguire questo incontro assolutamente di cartello, e siamo solo agli ottavi di finale tra Matteo Gualemi e Andrea Quarta, sotto la direzione arbitrale del signor Nicola Di Turi. Stiamo attendendo che dia il via alla gara la diretta di Rai Sport, quindi ancora dovremo attendere qualche secondo per andare in diretta Rai, quindi la nostra telecronaca che sentirete sarà registrata e pubblicata chiaramente su Billiard Channel appena termina l'incontro in diretta. Eh sì, esattamente, mamma mia che colpo d'occhio. C'è tantissime persone, tra l'altro, allora, tra ogni le tante spicchio persone... di gradinata sono 1000 persone, ho fatto il conto, cioè ogni settore sono 1000 persone, tranne i settori un po' più piccolini dove siamo nell'ordine delle 200-300. Sì, un colpo d'occhio davvero impressionante. Matteo Gualemi inquadrato. Tutto pronto. Eccoli. Sentite l'applauso, entra anche nelle nostre cuffie. Fantastico. All'Acchito, vediamo chi se lo aggiudicherà. Già dura per l'Acchito. Ecco, siamo. Dice Matteo Gualemi, l'Acchito, quindi batterà con la biglia bianca. Biglia posizionata all'Acchito. All'Acchito Matteo Gualemi, è subito Quarta impegnato a risolvere un problemino, vediamo se ci andrà al volo o di due a mo' di tre come sua consuetudine. Due a mo' di tre per Andrea Quarta. Signori, tutti in piedi, al palazzetto, al Pala Carrara di Pistoia c'è il biliardo, lo vedete, quello inquadrato con i baffi bianchi, è Sua Maestà Carlo Scifalà. Nico? Che dire, è stata un'emozione vederlo qua, sì. Adesso lo vediamo spesso, però vederlo qua ad assistere al mondiale sì, è veramente un'emozione. Insomma. Sì, colui che ha scritto le pagine del miliardo moderno insieme al compianto Nene Gomez, perché dobbiamo dare a Cesare ciò che è di Cesare. Raddrizzata di un passaggio per Gualemi. Sì, alla fine guarda, questo è il primo mondiale senza Nene, senza Nene. Tra l'altro il mondiale che ha vinto Martinotti era dedicato a Nene. Vediamo Quarta, decide subito di attaccare il più giovane rivale, rimpalla, due punti di fortuna scaturiscono da questo rimpallo, non difende. Quarta da questo tiro ha già fatto capire come imposterà, un po' come ha sempre fatto, il match contro Matteo Gualemi. Matteo dovrà essere bravo a non giocare a chi ne fa di più, ma impostarla. Che è un po' l'errore che ha fatto, che non ha fatto l'anno precedente, che ha fatto quest'anno a San Vincent. Gualemi, 8 punti su questo giro a parificare. Leggero effetto a sinistra, palla avversaria colpita piena, classico disegno
fatto dalla palla avversaria proiettata dal centro del biliardo. La risposta di Andrea Quarta sullo strisce. Fantastico Quarta, si è legato alla sponda lunga con la sua, è scivolato verso la buca e ha aperto la biglia di Matteo verso il castello, tutto molto bello. Poi manderemo un messaggio a tutti i presenti qua in sala che alla fine ci sarà la, la zona medica dove la gente si potrà curare le mani che saranno praticamente tumefatte dagli applausi. Gualemi, Gualemi di parabola, sfiora il castello. Comunque una brillante uscita, finalmente rivedo la parabola di Matteo. Sì, bravo. Anche noi, diciamo, sei attaccato dentro secondo me. Abbiamo un piccolo problema di ritorno audio, stavamo parlando con il nostro regista. Bricolla per Matteo Gualemi. Drizza la battuta circa al primo diamante. Gualemi, assegno anche lui. Due punti, si va praticamente a braccetto in questo primo set. 15-10 il parziale per il giocatore toscano di Firenze, del Galluzzo per la precisione. Trasponde di calcio per Andrea Quarta. Sfiora il castello. Non realizza nessun punto e bricolla per Gualemi. Gualemi accarezza con la sua proverbiale classe la palla battente. Anche lui sfiora il birillo largo, ma probabilmente non ha difeso. Se non ha difeso sono dolori. Quarta qui sparerà il filotto di prima, quattro lunghe con la battente, una delle specialità di casa Quarta. Brucia il filotto. Guardate Quarta, quante lunghe compie la battente. Perfetto Andrea, perfetto. Che da dire è facile. Sì, sì, da fare bisogna fucilarla così la biglia. Dritto come un fucile. Eh sì. In risposta la garuffa di Matteo Gualemi. Sullo stretto apre le biglie in difesa, vediamo se non scivola lungo. Sembra no, di no. Dentro. Perfetta la difesa di Gualemi. Mirko Bianchi, deputato a risolvere i problemi. Colpa mia, avevo lasciato il microfono acceso. Microfono delle interviste, adesso l'audio è ritornato perfetto. Angolo di misura per Gualemi. Tocca di leggero effetto a sinistra, quindi mirerà la palla piena. Cerca di farla chiudere di effetto. Bravissimo Gualemi. Ci riesce Matteo. 4 manovra punti. Coronata da successo con la battente che dopo l'impatto con la corta si è messo in una zona neutra. Orientato per il gancio sembra Andrea Quarta. Gancio complicato con la palla avversaria distante dalla corta. Poco più di un diamante. Quarta intercetta palla piena ma non riesce a chiuderla sui birilli. Giro a disposizione di Gualemi. Forza di darà la corta? No, un po' di più probabilmente. Se gioca in garuffare un po' di più. Un po' di più della corta. Si prende buono anche il pallino che probabilmente non c'era nemmeno sullo stretto. Penso sia riuscito a difendere Gualemi. Se vedesse palla Quarta potrebbe tirarla addirittura di terza. Rispettare due volte il pallino, così è. Palla grossa con la battente che termina nell'angolo di sinistra del tavolo. Di destra del tavolo, scusa. Quarta prende rimpallo dal momento che ha fatto filotto di seconda, ma 10 punti, rimpallo non gli preclude
niente, solo forse da un punto di vista difensivo, ma non sul punteggio. Qui Gualemi ha un problema, l'impatto sul pallino che avviene molto veloce se giocasse dalla palla scarsa, se lo sta andando a vedere infatti Matteo. Comunque vediamo dall'angolo su cui viene difficile bere, anche dalla lunga poi. Sì, dovrebbe prendere un quarto di palla verso la lunga, allora potrebbe bere. Matteo comunque lo sa, diminuisce la forza, si tutela da questo impatto scarso. Però c'è l'altro impatto sulla palla. No. Attenzione, sì. Attenzione. Buona suerte per Gualemi, sicuramente questa bevuta non se la sarebbe meritata. No, perché si è preso tutte le strade, tutte le tolleranze per controllare questa situazione. Buona suerte. 3 di calcio per Andrea Quarta. Palla avversaria sulla testa dei Birilli. Quarta. Passa in mezzo, ma una gran misura. Soprattutto inchioda Gualemi dentro al castello. Un altro match seguono i nostri spettatori qua al Pala Carrara, anche il match tra Martinelli e Gustavo Longo. Ti ho sentito. Sì, grandi incontri. Joublot, la rivelazione di questo torneo contro Gustavo Torregiani, il 3 volte campione del mondo. E poi Martinelli Longo. Bella uscita di Gualemi, sì. Tanto meglio di così era. Non si poteva prendere, anzi secondo me ha preso il punto migliore. Da guadagnare questa risposta di qualche derby argentino, qualche derby italiano. Vedo Oliva d'Ottavio argentino, Rizzo contro Summa. Un derby italiano, come derby italiano è questo big match sul nostro biliardo televisivo. Giro di quarta di scambio, perfetto. Mamma mia, quarta. Grande palla questa. Perfetto. Solo un difetto, leggermente corta, ma partiva da pensi veda spaccio Gualemi? Sì, credo di sì. Questo è da scegliere, se lo batte di effetto deve andare fuori di 3,5. Non rischia di non quadrare. Così Matteo, così, se no questa non si quadrava. Capolavoro di Matteo Gualemi. Fantastico Matteo, come stanno giocando. Steccata affiondata di Matteo. Sì. Strepitoso. Duomo di 3 per quarta con l'obiettivo di portare la biglia di Matteo al pallino. Quindi sceglierai la lunga di sinistra. Adesso palazzetto pieno quasi in ogni ordine di posti. Quarta. Solo il rosso. Mamma mia. Che biliardo, ragazzi. Che biliardo. Sembrano finti. Gualemi, angolo. Vediamo se decide di dargli la forza del pallino, anche se è un po'. Diventa un tirone se gli dà la forza del pallino. Si deve accontentare dei larghi del castello. Credo di sì. Si accontenta di stare sul largo e portarla al pallino da 3. Ma stavo dicendo, ma sai che gioca a giro 4? 4 c'è. Mamma mia Gualemi, mamma mia. Che palla. Pericolosa, questa. Non mi vuol piacere. Senza socio, ma no, un filo corto, mettila come ti pare, un filo corto di lì, un filo corto di là, però quarta qui al match point, puoi perdere sul colpo. Sì, al match point, ma ci arriva addosso a 700 all'ora col pallino, sì, ma anche se fa 12, anche se lo tira di una passata e scava questo pallino sotto e fa filotto di prima. Oppure se tira l'angolo di seconda,
vincendo. No, batte di colpi in testa, lo sfaccio. Chiuso. Chiude quarta. Penso sul colpo, quello. 16. 16 punti per quarta. Fantastico quarta, fantastico. Guardate quarta come chiude la mano, segnale di soddisfazione. Non mi vuol piacere quel pubblicità. La diatriba fuori microfono tra me e il mio socio, no, ma ti do ragione, cioè era un tiro spettacolare per il pubblico, personalmente non l'avrei tirato, anche se sai che la situazione di se questo tiro corta mi piace molto. Se mancavano 4 punti si tira quello. Ma diavolo, anche se ti manca 6, anche se ti manca 8 lo tiri. E sì, non ti è un bel tiro, ma sono d'accordo con te. Ha perso sul colpo, quindi detto l'angolo, ora non ti voglio dire che debba scegliere per forza l'angolo, però è 49, è 46, 41, 46 per l'altro. Deve essere tanto facile il duomo di 3 secondi non a sceglierlo. Ecco, questa non mi piace proprio. Questo tra l'altro non me l'aspettavo. Ma io, guarda, ma tra l'altro è una delle cose che abbiamo sempre sviscerato con lui, no? Della palla, di questa palla al volo. Lucidità, qui, ti dico la verità. Però ti ho detto, non mi vuol piacere, ma non mi piace per un motivo. Qui c'è avuto la riprova. Guarda la forza del pallino su questo giro. Perfetto, Andrea. Ma se Matteo decide di impostarla così, a chi ne fa di più e non cura minimi dettagli. Sì, sì, ma sono... Ma lì doveva chiudere, cioè doveva chiudere il gioco, 41-46 con 4-46, la butti in fondo a pallino e se ti sbagli un pochino fai birilli, se no fai pallino da 3, però conservi il gioco in difesa, se poi dopo di sponda palla, di parabola ti fa 11, vabbè, non è che te lo puoi mettere in tasca, ma... Vediamo l'uscita di Gualemi, se la tirerà veloce, penso di sì da come sta brandeggiando. Bravissimo. Bravo, che uscita Gualemi, che uscita, premiato anche dalla posizione del pallino. Capolavoro contro capolavoro, vediamo se quarta ha lo spazio per andare di parabola, che sarebbe comunque la soluzione che garantisce meglio la distribuzione delle corse. Quarta decide in questo senso, tutto quello che non è rimpallo è buono. Ancora un buon disimpegno di quarta. Una partita che si sta riproponendo con ottima frequenza questa. Peccato che nella... che ci sia stato questo abbinamento in un ottavo di finale, tutto sommato. La forza di Gualemi su questi spondevigli, c'è da dire che su questi Matteo con questa forza è mostruoso. Sì, sì, ma bravissimo Matteo su questo tipo di conclusioni come su altre. Quarta. Anche la mandata di quarta su questo tipo di conclusione è perfetta. Sì. No, parlavo della forza, Matteo spesso la propone con questa forza velenosa, proprio ad andare vicino all'angolo, a dar fastidio anche nella formazione del ponticello. Si è puntato per qualcosa di frontale, ma ci ha ripensato.
c'è il giro? Credo di sì. A 280 metri. Fantastico. Mamma Gualeni. Mia. Mamma Capo mia, Gualeni. Capolavoro di Matteo Gualeni. Capolavoro. Cosa ha staccato a questa distanza? Su questo messaggio non sono d'accordo. Messaggio? È stato lanciato un messaggio di avere un tifo più contenuto, mi sembra assolutamente fuori luogo questo messaggio. No, qua mi dissocio completamente dal direttore di gara. Infatti c'è stato anche giustamente qualche fischio. Gli altri 8 biliardi si adegueranno al pubblico. Ma non scherziamo, veramente. Proprio, veramente fuori luogo questo messaggio. Non so se gli è stato detto da qualcuno. No, dai dirigenti federali sicuramente no. Dai dirigenti federali assolutamente no. Sì, perché sono tutti riuniti lì in un angolo. Assolutamente. Anzi, io penso che i giocatori siano più incentivati ancora a farci vedere cose ancora più belle. No, non esiste proprio. Che si tratta di disturbo, di confusione. Sì, poi è un applauso fatto dopo il tiro, poi. Ma sugli applausi. Giochi un campionato del mondo. Lo dico in diretta, sì. Ci sono gli altri 7 tavoli che stanno giocando, quindi se l'applauso parte forte mentre tu stai steccando, pazienza. Ma sai, posso, magari di solito nelle gare si è sempre super silenzio uno dopo l'altro, che si può stizzire perché anche gli altri stanno giocando il loro mondiale. Sì, però sai, giochi in un palazzetto dello sport, quindi. Su questo sono comunque d'accordo, queste erano le mie ipotesi per il fatto. Io ora, se si sentissero le trombette, siamo d'accordo. Si sono sentite, anni fa si sono sentite. Quarta. 4 punti per Andrea Quarta. Tredici-12 secondo set. Avanti 1-0 il Cannibale. Quarta. 11 anni fa il suo primo ed unico mondiale. Poi per lui rispettivamente un ottavo posto, se non sbaglio, a Villa Maria, e poi 2 terzi posti a Milano, semifinale persa con Matteo Gualemi, e a Nicocea, semifinale persa contro, anche lì, contro il campione, quello che poi sarebbe diventato il campione del mondo, Martinotti. Bricolla per Quarta o schiaffo? No, bricolla. Schiaffo, scusate. E ancora nel cuore del castello. Perfetto, incontenibile Quarta. Andrea Quarta. E bricolla per Matteo Gualemi. Tanto Caratozzolo avanti 1-0 contro Riccardo Dieguez. Paolo Marcolin 1-0 su Marcello Della Gaspera. Gualemi la risposta, altri 4 punti. 1-0 di José Oliva su Cesar D'Ottavio. 1-0 per Rizzo nel derby italiano contro Rocco Summa. 1-0 di Gustavo Di Torregiani contro il talentuosissimo francese Maxime Jublot. Questa sfila via lunga per Quarta. 0-0 tra Giuseppe Abruzzese e Paolo Spadaro, ma Paolo Spadaro è a 56. 54-44, sempre 0-0 tra Martinelli e Gustavo Longo. E Matteo Gualemi Quarta, la stiamo proponendo. Calcio per Gualemi di traversino. 8 punti. 8 punti. Miglior modo per conservare difesa.
e 8 punti per Gualemi, 24-17. Quarta al volo, colpisce una parte indesiderata di biglia avversaria, concede 2 punti a Gualemi. Gualemi che può andare anche a questa dritta, vediamo la posizione, la tratterà probabilmente a fare lunga e quasi centro con la battente. Di tre passate, Matteo. Tre passaggi. A sfruttare anche la posizione del pallino, perfetto Gualemi, 10 punti. Sì, vediamo la gialla se risalirà sotto il pallino. Forse quarta può andare ancora allo sponde palla a intestare. Comunque buona marcatura quella di Matteo Gualemi. Quarta. Due paio punti. Di punti per quarta. Bricolla di parabola per Matteo Gualemi, da questa bella inquadratura diagonale che tanto cara è al mio socio. Gualemi. Ancora due punti per Matteo, 38-19, il doppio dei punti per Gualemi rispetto a quelli di quarta. Bricolla questa volta stecca bassa invece per quarta. Quarta questa volta sta sullo stretto, anche lui due punti e adesso una garuffa abbastanza agevole per Matteo Gualemi in una tipica situazione di prova biliardo. Rientrerà la battuta appena avanti rispetto al secondo diamante, sfila un po' via e tutto sommato ma poteva andare molto, molto peggio, peggio sì. Tre di calcio per Andrea quarta. E questa se ne è accorto subito Andrea. Ha fatto un gesto con la mano sinistra mentre. Come dire dove è andata. Se ne è accorto immediatamente il cannibale. Ci fa vedere il replay. Scatolino. Tu batteresti sventaglino o scatolino? Scatolino. D'accordo. Tutta la vita. Non la pensa come noi. Se c'è il passaggio, eh. Sì, sì, un passaggio. Se c'è il passaggio scatolino. Sì, sì. Fatto. Perché si mette a 5 della lunga con non la sua. È proprio fatto lo scatolino. Aiuto. Però con l'effetto a sinistra, Matteo. Ma no, anche senza sul nuovo, però. Non era convinto. L'effetto a sinistra gli va dato perché deve ritornare verso la lunga, eh. Scusami Gianluca. Sì, vabbè, sai, il nuovo lo prendo. Adesso non vedo le caratteristiche di questo biliardo. Ma sì, dai, l'effetto a sinistra, sei sicuro che ci torni verso la lunga? Sì, decisamente. Sì. Se non gli dai effetto, ci sta, cioè ti affidi solo alla porzione per ritornare verso la lunga. Ti torna. Sì, sì. Chiude un po' di più. Poi ci sta che ha sbagliato Matteo, non credo sia tutta colpa di Matteo perché quarta poi ha fatto l'errore analogo. Quindi ci sta sì, che però se non dai effetto sì, beh, ti tuteli. Di sicuro probabilmente il biliardo secondo me è cambiato rispetto alla loro prova, questo è più ragionevole ci pensare. Sta anche perché c'è un sacco di persone anche se si sta benissimo, c'è un clima sì, ideale, si sta, noi siamo in camicia e stiamo benissimo, io sto bene in camicia, tu un po' meno. Ti è piaciuta? No. Di qualcosa. Non è neanche bello se non mi rispondi. Ma che ti devo rispondere?
bricolla per Gualemi sullo stretto di minimità di forza. Bravo Matteo. 4 punti per Gualemi. Quarta vede palla forse, sai? Sì. C'è il giro di scambio, deve fare il ferro tranviere, perché va a impattare sul pallino, deve trovare. Ci sono 18 punti di rimpallo. Lo scambio giusto. Angolo di seconda, a ingaruffare per quarto. Sai, ingaruffa dentro? No. Da quell'angolo lì è curiosa questa reazione. Però Gualemi nei sogni per ipotecare questo set. C'è anche il pallino da 4. Veramente. Due ci sono. Ci sono 16. È andato vicino a restituire la stessa chiusura che ha subito poco fa. Uscito perfetto con la steccata, Matteo. Per un non nulla non trova la partita sul colpo. Comunque penso appuntamento solo rimandato. Sì. Qui anche di rimpallo, poi la gialla porterà la bianca verso il pallino. Gioca comunque basta fuori. Arrivare piano. Esatto. Eccola lì. 4 punti per Gualemi, 1-1, parità. Vedi, dopo che prendere rimpallo. Sì, se prendi la buca o la lunga, adesso l'ha fatto puro, ma ci poteva essere. Bisognava arrivarci ammortizzati. La prende un po' più grossa, sì, esatto. 1-1, pubblicità per noi. Gualemi non perfetto risponde subito quarto. Erzegovina. E va subito. Grande colpo di quarta questo. Grande va subito in attacco Andrea Quarta. Però vediamo Matteo. Se vede palla, a parte che sarebbe meglio non vederla, appunto. Neanche se si vedesse finezza piena qui, Matteo deve rischiare la finezza, che non può rischiare l'impatto col pallino, almeno che non sia un impatto di questo tipo. Sì. 5 punti per Matteo Gualemi, quarta raddrizzata. Non ci pensa su due volte, quarta raddrizzata dalla grossa. Però solo 2 punti per quarta, grande qualità, ma non riesce a portare le biglie in difesa. Gualemi e qui dovrà tirare a contenere, sì, visto necessariamente incrociare. Può anche tenere la forza bassa, leggermente più a sfavore la battente, quindi vediamo se vanno giù tutti o se si dovrà accontentare di un 4 Gualemi. 4 punti non buoni, perché penso non sia nemmeno riuscito a difendere. Qui Matteo troppo dolce. Sì. Non ho capito se voleva farlo di prima, se è ammorbidito così. Secondo me ha ammorbidito per farlo di prima, ha scartato e l'ha trovato di seconda. È chiaro, è il classico quando fai 2-2-4. E qui quarta mano sul pan.
Guarda che non aveva trovato davanti un gran feeling con questo Biliardo, sembra averlo ripristinato, e parlo della partita con Oliva. Questo Gianne, già a vedere quarta impostata ti sembrava di vedere già i birilli in terra. Sì, abbiamo detto tante volte. Con Oliva non è stato eccezionale, non mi ha entusiasmato sulla palla davanti. Ti dirò che secondo me con Oliva era l'ultimo match, era già... Sì, sapeva già di essere primo, secondo me là. Era un po' mentalmente, diciamo, scarico. Si può dire non si è sbattuto più di tanto. Sì. Bella questa difesa di Gualemi. Al volo Andrea quarta. Sapete che c'è quarta, 6 punti. Diceva Mirko che quarta non è passato primo nel girone, ma secondo, quindi primo è passato Oliva. Oliva per lo scontro diretto con quarta. Senti là. Oliva per lo scontro diretto con quarta. Si sarebbe avanzata questa partita qui, eh? Diamo la risposta di Gualemi, ha tardato 22-9. E anche lui a fiondata non si lascia pregare. Però andrà lungo Matteo Gualemi, lungo, se avesse avuto un briciolo di effetto in meno. Era difficile tenerla dentro. Quarta. Tutto regolare, tutto giù per terra. Punti, montagne di birilli per il Cannibale. Se si apre il gioco, quarta diventa super super devastante. Sì. Due a mo' di tre per Gualemi. Aumenta la forza Gualemi. Vediamo se è sufficiente. Sembra di sì. Ma almeno non lascia la palla davanti, diciamo. Sei sicuro che non l'abbia lasciata la palla davanti? Sì, sì. Sta puntando di leggero effetto, quarta. Mezza garuffetta. Trova la parte vuota. E bricolla. Una buona opportunità adesso per Gualemi. Chiede all'arbitro Nicola Costabile di sistemare il birillo. Andrea quarta. Gualemi, 6 rosso, 6 punti. E bricolla anche per quarta. Misurissima la cerca, misurissima, sempre contestuale alla forza che occorre per dividere su questa presa di palla. Una buona uscita di quarta, Gualemi andrà di tre sponde di calcio. Vediamo se giocherà i birilli, per quindi una porzione ipotetica da birilli per sfruttare la posizione del pallino. Sì, credo proprio di sì, Gianluca. Meglio per lui non farlo, quel pallino farlo, o anzi farlo così. Così. Sfumatura più che favorevole per Matteo, che avrebbe rumoreggia al pubblico. Sicuramente perso tantissimi punti, ma forse ha il calcio di traversino effetto a tenere quarta. Veloce, sì. Quarta. Solo tutto sommato, ma 6 punti, dai, un buon bottino. È un buon bottino, sì. Anche perché questo traversino non è scontato, da guadagnare. Secondo me Matteo questo se lo guarda anche di calcio. Non è un po' troppo a sfavore la battente, vedo, ma no, sono dritte, guardavo i diamanti, non guardavo secondo i diamanti. Questo lo tira di calcio, Matteo. Si rischia di far brutta figura, di prendere lo scatto, non succede niente, difendi, però...
guarda che ora. Di calcio questo è più bello di come si crede, infatti sta andando a guardare questo Matteo, eh. Sì, sì, bello, bello, con me lo sai che sfondi una porta aperta su quel tiro lì, però non penso sia improponibile anche il traversino. Il fatto è di... lui è andato a vedere se va a impattare al pallino da tre. Ecco, quello non gli porterebbe fortuna, no? Alla fine sceglie per le tre e mezzo. Però... sai che è brutta? Adesso... essere sul biliardo, se l'avessi davanti, avrei qualche preoccupazione. Di 3 e mezzo di 4 o di 4 addirittura. Ma la giocata come piace a me, a squarciare di 3. Ma sono sì. Si è assicurato una forza di marcatura, comunque i birilli sono arrivati. Lo so, ma capito, ma si porta a 40, era brutta, eh. Quarta, angolo, tre birilli quel quarto, che si fanno male, eh? Tre birilli di angolo, sì, sullo stretto un po' danno fastidio, questi fanno male, perché avesse fatto 4 avrebbe guadagnato 8 su due mandate di tiri. Gualemi di 5 sponde, vediamo come intercetta la palla, trova anche un birillo, ma potrebbe anche aver perso sul colpo Gualemi. Secondo te la rischia, quarta o... sì. Era una domanda semi-retorica. Difficile tenere... a bada il braccio, quando hai i mezzi la di pulizia e i mezzi di quarta. Tutto giù per terra. Attenzione, rischia lo strike, guarda. Peccato, come ha fatto a non fare il pallino? Come ha fatto a non fare il pallino da tre? Incredibile, eh. Lui chiaramente ha pensato, se faccio filotto di seconda e sbirillo, faccio anche certo. Il pallino da tre. Una speranza flebile per Matteo. 18 non ci sono al biliardo. No, è chiaro, però Matteo qui deve inventarsi qualcosa e non lasciare niente a quarta. L'unica è o un impatto controllatissimo col pallino per far fare il fisso al pallino e cercare di mandarla dopo di Zegovina. Sì. L'arca è difficile da nasceva l'arca. E gli è già partita una bella roba. La steccata gli è partita fenomenale, ma dritte così è difficile tenere la tua dentro, sì, e quell'altra chiuderla, perché la dovresti diminuire di forza ma dare lo stesso colpo ed effetto. Quarta nella specialità della casa, lambisce il birillo, ma si è messo comunque, però vediamo un po' con lo strato dove guarda giro di scambio, delle biglie. Giro di scambio alla forza della corta per fare stella. Sì. O sponda palla. No, sponda palla. Sta sul regolare Gualemi. Sempre che la può sua dargli forzina. Un'ottima difesa. Si mette per 14 Gualemi. È ancora dentro il match, eh? Sì. Dentro il set Gualemi. Ottima difesa. La dovrà guadagnare il cannibale questa. Sì, è rimasto di sponda quarta. Sponde biglia. Ancora forte? No. Regolare. Anche perché manca 14 punti a Matteo Gualemi. Io mi assicurerei di cambiare il quadrato delle biglie e attendere momenti migliori. Invece no. Nel tiro uguale a quello precedente. Ma di lusso è andata a quarta, eh.
che sbuccia ad andare dentro prendendola fine no, così è uscita quasi senza effetto, però questa sinceramente non mi entusiasma. È vero che è un tiro che ha tante possibilità, però anche vero in quando attacco sei... e difesa, anche se è difficile trovare entrambe, è difficile sì. Se fa 10 4 punti che 6 punti che mettono una pressione incredibile a quarta. 58 a 52. Quarta dalla lunga. Bellissima la gestione di quarta negli ultimi due colpi, eh. Di Gualemi. Di quarta. No, ah, non bellissima, non bellissima. Scusa. Risponde di calcio. Diamo la forza. Dici gli da gas. Prova la chiusura di parabola Gualemi. E quarta ci brinda sopra. Ha fatto difficilissimo Gualemi. Il difficilissimo. Sono tanto d'accordo. Non sono tanto d'accordo che sia difficilissimo fare questo. Ma oddio. Secondo me la cosa più difficile era fare filotto, non fare questo. Sì, sì, è vero che gli dai gas per, però. E chiude, pallino da 4, quarta, sospiro di sollievo per Andrea Quarta. Sì, questo era. Pubblicità. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Q cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. Anche se fa questo, si mette così. Sì, se prende tutto il castello, finivamo di discutere. tutto il castello se lo fa buono, no? Sì. Bello che almeno la gente capisce che litighiamo anche fuori microfono. No, questa volta eravamo... Concordo. No, ma guarda che io ero d'accordo anche sul discorso di Gualemi prima. Buona uscita di Gualemi sulla chito di quarta, allontana le biglie. Vediamo se il cannibale ci mette subito dentro una fiondata. Portare via il pallino da 4. Solo questo obiettivo. Però questo pallino va a sistemarsi in una zona che non permette a Gualemi di giocare il giro. Giocherà in sponda palla di effetto nuovo, di effetto buono. Parificazione? No. Ma passa a giro, da lì. Passa? Passa. Bravissimo Matteo. Pensavo fosse più al centro. Pensavo fosse più al centro il pallino in effetti. Di fare il pallino dopo due lunghe Gianluca. Sì. È ancora precisissimo qua. Una macchina. Tu che ci vedi? Ma io mi drogo o quella dietro ci fa la line alta mia moglie? Sì, là. Visita inaspettata della famiglia Nascimbene. Angolo e pallino per Matteo Gualemi. 8 punti per Matteo. Vediamo se il birillo. Sì.
No, ho salutato qualcun altro. Sì, dai, sono Chiara e Marz. Sì, no, sopra Papin. tutto in diretta, via. Ah già, mi ero dimenticato di essere in diretta. Allora, diciamolo, via, tra poco arriverà anche Lorenzino. Sì, sì, bene. Quarta, semplicemente in difesa. Difesa che si poteva tirare parecchio, ma è parecchio peggio di così. Sì, in effetti ce l'ha messa con la stecca o con le mani? No, no, con la stecca. Ah. Caro socio, che depressione. Valemi, giustamente a rimpallare. Non farà il pallino da 4. Qui sfortunato Matteo. Sì, una si meritava uscita sicuramente maiuscola. Vediamo se... miglior sorte. Stavo dicendo, vediamo se lo salva un po' la posizione della bianca, ma quarta alla re. Torreggiani ci dicono 1-1 con Jublo. Quarta ancora sul rosso, lunga centro con la battente. Difesa centrale. Veramente spaventoso Andrea. Quando batte sono già per terra, cascano dalla paura di lì. Fantascientifico. Caramellina dalla mamma. Sì. Il rito. Ecco, i Gualemi non si salva. Quarta, già avanti di 14. E qui può questo, ulteriormente questo accelerare. Se continua così può durare altre 3 steccate. Sì. Se Gualemi non trova la quadra. Pilotto di prima, abbassa la forza, 3 lunghe con la battente, ancora difesa centrale, ancora 8 punti. Noioso, oserei dire. Sì, quasi. Dopo un po', eh? Stiamo parlando di una forza... è assolutamente di un altro pianeta quando gioca a questo ritmo. Qual è il 2... la parte di due che non fa malissimo, l'altro non fa malissimo, non fa malissimo la forza. Allora. A questa forza faceva male solo fare 8. Quarta. Qui quarta, non ho capito se sia andato volontariamente in divisione oppure se è andato a cercarsi la misura di Castello. Io credo che sia andato a cercarsi il castello e forse per lui non ce n'era bisogno tanto. Di misurissima Gualemi. Ecco un tiro che potrebbe riportarlo nel match. Aia. E invece forse il match ce la fa. Pagato 12 metri e mezzo di calo. Che si è proprio spostata. Sì. Traversino e pallino da 4 possibile. Per Andrea quarta. Vado a dargli un'occhiata, Andrea. Quarta, via il filotto, vediamo se arriva anche il pallino da 4 evitando il rimpallo. È da 3. Arriva da 3, però. Sono 13 punti che 47-16 potenzialmente archiviano questo set. Ancora Matteo Gualemi chiamato per rimanere in questo mondiale ad un miracolo. Gualemi traversino di seconda di 2 passate. Primo miracolo l'ha fatto Matteo. E 1-1 ci siamo. Deve fare almeno 4-5 e sperare che a quarta prenda un'amnesia.
2 al volo per quarto. Pallina da 4 un bel 4, vai. Sì. Un 4 che vale oro quanto pesa. E qui Gualemi tirerà di misura la gialla nei birilli, mettendosi un po' in zona morta, probabilmente c'è la proporzione con la battente. Altre idee? No, eh? Devi cercare di metterla lì. No, invece non la pensa come noi. Sta tagliando a sinistra. Via. Non. Sì, comunque questa scelta di Matteo è un segnale che non si è fatto fuori, cioè ha optato per non scegliere un tiro dentro fuori che poteva essere il traversone misura. Quarta. Uno dei rari tiri senza realizzazione per lui. Parte da sottosponda Gualemi, un ipotetico tiro di rimonta, ma c'è prima da farlo e poi sperare. Sì. La forza gliela data lei. Di misura, ma non arriva. Sì, set qui, point. Qui ha provato tutto per tutto Gualemi, giustamente. Sì. Poco da rammaricarsi. Questo Andrea lo poteva battere anche con un po' più attenzione. Eh sì, vediamo se il biliardo gli fa prendere un po' di spavento. Questo lo poteva battere con un po' di attenzione in più, sì. Sfaccio per quale me. È saltata per su traiettoria. Vediamo se si adagia con la gialla. Domanda, cosa sceglierà Andrea? So cosa sceglierei io, però col braccio suo, boh. Raddrizzato. Anche per un 3-2-5 prendo la troppo. Questa volta l'ha inchiodata. Vediamo se la tiene dentro di forza, sì. Attenzione, sì, la forza è quella giusta. ...32,55... speranze ridotte al lumicino per Matteo Gualemi. Trova un buon ingresso, vediamo se trova qualcosa sul castello. Sì, ma penso che nonostante questo 9 Andrea quarta potrà chiudere agevolmente questo set. Attenzione. 2 per quarta. 2. Ce l'ha al rientro sotto. E glielo gioca, squarciare a rientrare dietro al pallino. L'ha preso di prima quel pallino. Preso di prima quel pallino. 11 punti, Matteo si mette a 52. Un attimo troppo veloce però Matteo, eh? Su questa palla ci si poteva stare un nanosecondo in più. Poi magari non sarebbe cambiato nulla, ma... Quarta. Secondo set point. 2, vediamo se rimpalla. Rimpalla. Mamma mia, che finale. Buon per lui, gli è rimasto attaccato a sponda. Mamma mia. Ma oggi sta giornata la scritta Isco, comunque, è impressionante. Sono felice questa giornata... Mamma mia, seguirle tutte così Gianluca non ci si fa mica. No, si muore no, prima. Non ci si fa ragazzi, non ce la facciamo.
alla belluta, forte di rimpallo. Ascolta, se tiri difesa non la fai una difesa. No, che difesa. C'è da trovare il modo di farle girare più forte. L'americana da sotto tira. Sembra che tu gliel'abbia suggerito, tu l'ha fatto. Mm. Però se ci pensi lo schema c'è. Quanto dista? Questa. Un po' è sta Strator. Sì, ho capito, l'americana da sotto lo so qual è. Secondo me tira il tiro di belluta sulla forte a farla rinterzare. Invece gioca la messa. Ah, diciamo sperato nel momento di quarta. In un momento non eccezionale di quarta. Ma la vede? Guarda un po'. Se la vede ha storto il biliardo, amico. Perché... Ricordo. E quarta nella parte vuota. Mamma mia, ragazzi, c'è da impazzire, eh? C'è veramente da impazzire. C'è veramente da impazzire a giocare a biliardo. Anche a guardarlo, pensate. Ci sarà lo sfaccio? Sì, batte lo sfaccio, Matteo Gualemi. Due ci sono. Altri due e non ce ne sono più. Terzo set point per quarta. Terzo o quarto? Vabbè, per qua, se partito, per quarta sarà il quarto. È partito dal traversino. Sono il quinto. Questo, questa è tipo un cestino. Se l'avesse scelto quando, a meno che non passi nel mezzo tra birilli e pallini. Se l'avesse scelto quando gli mancava 5. Chiude tiro. Quarta 3-1. Se l'avesse scelto quando gli mancavano 5 punti. I giocatori hanno chiesto una pausa. Voi godetevi di pausa highlights. Abbiamo bisogno anche ce noi. La prendiamo anche noi. A dopo.
Ed eccoci tornati, una bella inquadratura di tutta la gradinata stracolma per seguire questo ottavo di finale tra Andrea Quarta e Matteo Gualemi. È tutto pronto per ripartire dal quinto set, parziale 3-1 per Andrea Quarta, lo stesso parziale che c'era al Mondiale di Milano del 2015. Riuscì una mega rimonta a Matteo Gualemi nella semifinale contro Andrea Quarta. Vediamo se ci riuscirà anche quest'anno a rimontare da 3-1. Certo, è veramente un'impresa prendere tre set consecutivi a Quarta, ai 60. Gualemi ce l'ha già fatta 4 anni fa. Vediamo se si ripeterà. Ci sono 20 scalini, socio. No, veramente gli scalini sono 36. E allora ne ho fatti 36 di corsa. E a salire e scendere, quindi sono 71. A Bianchi non gli sfugge niente. Bianchi non gli sfugge niente. È proprio. Dillo in diretta, dillo. Se sono 36, sei salito e sei disceso, quindi sono 72. Così. Vediamo se Matteo qua. Laureato in matematica vuole. C'è appoggiarsi al pallino da 4 lo sfaccettino di misura. È questa la posizione. Non penso la batta, ma sta fischiato quando è uscita dalla stecca. Cata un attimo d'effetto. Qui ci vuole il miglior Gualemi per riuscire a contrastare questa furia di Andrea Quarta, che però nel finale di questo match è sembrato ragionevolmente un po' più confuso e deve far leva su questo se vuole placare le ire del cannibale. Ma sai, a vincerlo poi tutto si rasserena, sì. Se non avesse perso è un conto, ma tra l'altro qua ha messo il pallino anche sulla 2 di volo, quindi Gualemi gioca di 3. Una classica uscita intorno al 30, al terzo diamante della sponda lunga. Preso il punto peggiore qua Matteo. Sì, sono d'accordo, infatti. Ha scelto d'attacco, ma non lo so. Ma secondo me non l'ha scelto d'attacco, sì, gli è scivolata via. Esatto. Questa non ce n'è più. Però diciamo che Andrea ha obiettivamente perso un po' di lucidità. Se fosse andato avanti con la media degli altri due set. Però parte tutto da quel traversino, no? Partita vinta, Gianluca, mancano 9 punti, l'ha tirato di 4 passate e non aveva senso. Se avesse tirato di 3 avrebbe fatto 12. La leggerezza, poi dopo, quando la palla era vicina all'angolo, si è affidato della sua colpi tiro, gli mancava 5, quando qualora avesse tirato lo scatolino non si poteva perdere, si chiudeva in due colpi. Sì, ma ne abbiamo parlato tante volte, proprio fa parte dopo, delle sue caratteristiche. Alla fine, poi alla fine Gianluca, se quella biglia non rimane attaccata al centro della corta... Lì ha perso, probabilmente ha perso. Capito. Il merito di Matteo è di stare sempre attaccato anche quando il set sembra perso, di sfruttare queste indecisioni. Fino adesso poi non l'ha sfruttate, però almeno psicologicamente Quarta sa che non è che può permettersi tanti lussi. Ecco. Assolutamente, assolutamente, intanto bello questo giro. Quindi ti ho detto, l'unica cosa che non mi è piaciuta di Matteo in questa partita è stato quel giro a scendere nel primo set. Sì, poi che è quello che gli ha... Sai che carica lo striscione. Questa è un'eventualità. Questa è un'eventualità, però. Tutto biliardo, ha fatto cambio biglia. Finché continua a avere questa fiducia a prenderle così, Matteo si può recriminare poco sì. Però c'è anche vero che Quarta non tiene mai giù il braccio, ma mai. No, lui no.
l'ha sempre detto che è il suo modo di giocare quello che l'ha fatto diventare il giocatore che è. E quindi, se ti dovessi dire assolutamente mi piace, se ne ha parlato tante volte anche con lui, ti dico no, probabilmente col suo braccio è più difficile da accettare, ma angolo e pallino da 4 per Matteo, ci butta dentro anche il pallino, ci butta dentro tutto. Mamma mia, Gualemi! Gualemi, che roba! Cosa ha fatto? Tutto ci ha buttato dentro. Cosa ha fatto Gualemi? Guarda che questa roba. Insomma, sono due giocatori, la legge è questa, due giocatori eccezionali, fantastici, diversi, completamente diversi. Questa lo prende di 4. E qui, sfumatura fortunata per Andrea Quarta. E qua, a prenderla meno, andava dentro con la sua. Se ne bevono tanti. Matteo decide di tutte di effetto, giusto. Sono d'accordo, più stabile con questa forza. Mezzo effetto è traditore, a mezza forza. E ancora cerca di ingabbiare Quarta dentro ai birilli. Super lavoro dell'arbitro di Turi. Di Turi, arbitro con tantissima esperienza. Risponde Quarta sul largo. Sul largo c'è un pallino che è comunque un buon bottino. Non lo fa, ma comunque ottiene forse il massimo. È traversino di mezzo colpo di prima. Sono curioso di vedere che strategia adotterà Matteo, se continuerà comunque a invogliare Quarta a tirare a lunga distanza, nella speranza che sbagli chiaramente, o se cambierà metodo. Gualemi, tre birilli su questo traversino di mezzo colpo. Bricolla di Quarta, parabola controllata, sfila largo, ma difenderà. Deve sperare di non lasciare questo spazio e lo lascia. E lo lascia, sì. Traversino per Gualemi, tocca di effetto a destra, quindi andrà immediatamente di prima sui birilli. Aiuto, e qui non ce n'è più, se non si ferma a mezzeria questa, il Matteo è un po' troppo veloce. Un po' troppo precipitoso qui il Matteo. Zegovina, angolo, doppio angolo, questo proprio l'osso, sì. Infatti è venuta larga, ha preso proprio la buona, meno mi è sembrato, Gianluca, non so a te se è sembrato così, bisognerebbe vedere il replay, ce lo fai vedere a velocità normale, a parte che arrivava da un angolo, replay? Sì, senza. No, senza ci sta rallentare. Che abbia detto una fesseria, non vorrei rivederlo. No, regolare. Arrivava da un angolo. Mi sono completamente sbagliato, chiedo venia. Gualemi, sfruttando la posizione del pallino. Questa però non ce la fa a farla terminare in difesa. Qui la difesa. Il traversino. Può risultare caro Matteo Gualemi. Sì, poteva essere oltre i 40, con Quarta non ancora 20. Quarta buon squarcia questa dritta. Gualemi garuffa. Prende.
prende il massimo ingresso. E quarta in smezzata dalla sponda lunga. Vediamo dove termina la palla gialla. Qui una buona occasione per Matteo. Sì, si deve guardare bene. Matteo è maestro su queste esecuzioni. Vedete che Matteo non fa il giro del tavolo. È abbastanza significativo questo. Sì. C'è qualcuno lassù in alto a sinistra che deve averglielo spiegato. Lì. Eccola lì. Questa garuffa di Matteo, uno scatolino allargato, 8 punti. Gancio per quarta. Bella risposta di diamo l'impatto sul pallino. Non fortunato con l'impatto. 5 punti per lui. All'altro credo che Matteo veda l'angolo. È spostato, gioca la garuffa, si è spostato per vedere il pallino, infatti, che comunque bersaglio gli allargava tanto il castello. Bravo. Una buona esecuzione di Matteo. Bravo. 49-30 che lo tiene in controllo. Spondabiglia che lascia non è uno spondabiglia che anche se preso si può fare il pienone, però non è, però non ci lascia sempre in tasca. Una bricolla, sì. Mirko, potresti mandare, chiedevo le sovraimpressioni, adesso ce le manda, per vedere il risultato di Martinelli che sta giocando con Longo. Io avevo visto che era sull'1-1. 2-2 Caratozzolo, 3-1 Marcolin, 3-1 Oliva, che è un derby argentino se non sbaglio, Oliva d'Ottavio. Un altro derby tra Rizzo e Summa, 3-1 per Ciro Davide Rizzo. Torregiani. Gustavo Torregiani contro Jublot, 2-1 per Torregiani. Tanto garuffa per quarta, 2 punti. Abruzzese 2-2 con Paolo Spadaro, vinto il quarto set abruzzese, e Martinelli è avanti 2-1 contro Gustavo Longo. Garuffa per Gualemi. Gualemi in controllo. Garuffa anche per quarta. Quarta, bravissimo. 4 punti. E chiude tutte le strade. Penso esista ancora il tresponde. Il tresponde di calcio, sì. Dedicato questo tresponde. Secondo me va più alla candela, Gianluca. Non va per le tre. Ho sbagliato un po'. Non va né per le tre né per la candela. Va di 5. No. Sì, adesso sta valutando l'uscita sulla terza sponda di 5 sponde. È bellissima la 5 sponde. Ti piace? Adesso vediamo. Traiettoria dovrebbe essere più o meno questa. Ha ceduto qua la palla nell'ultima brutta sponda. Cinque sponde, abbiamo visto che poi scivolano un po' tutte. Hai visto? Ha tenuto la traiettoria giusta per quasi tutto il biliardo, poi nell'ultima quarta meno 11 giro. Tocca giro a scambiare i quadrati di colpo. La giro a parificare per la presenza del pallino, chiaramente. Ma non arriva. Spiro di sollievo per Gualemi che si deve togliere
da 49 è imperativo per lui, perché adesso cominciano a essere tanti tiri che a 49 giustamente Matteo deve cercare di mettersi in chiusura. Tira sul pallino? No, tira traversino. Traversino. Dopo può perdere anche la steola se, se quattro fai larghi, per Matteo Gualemi. Se avesse fatto il castello sul grosso, dopo poteva perdere anche la steola, ma giustamente qualcosa doveva battere. Sì. Passo non lo poteva fare. 5 sponde per quarta, non ha molto quarta controllo della comunque battente. Comunque in questo momento ha qualcosa che non va. Aveva già dato segnali al termine dell'altra partita, dell'altro set, scusate, e qua... Zeta per Gualemi. Sì. Doppio obiettivo. Zeta 4, due rossi, ecco, per Gualemi. Uno solo, ma basta e avanza. Chiude 3-2, sempre per Andrea quarta, e dopo il traversino a Z con solo il rosso per Gualemi. Andiamo in pubblicità. Championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience.
Ed eccoci ancora per seguire il sesto set tra Gualemi e Quarta all'acchito. Sì. Quello che lui spera che chiaramente sia l'ultimo di questo match, Gualemi meno. Un po' meno. Leggermente meno. Cercherà di allungarla alla bellissima. Durante la pausa, Marcolin è il primo entrato nei quarti di finale, vincendo 4-1 contro Della Gaspera. Quindi tiene il pronostico fino a questo momento del mio socio. Gualemi. Il tuo pronostico era Martinelli. Giusto? In difesa. E qui sarà chiave. Invece io in un'altra scommessa mi sono tenuto Summa per essere. Sì. Per avere più chance. Sì. Vabbè, se li scommettevi tutti ti tutelavi. Certo. E qui bisogna vedere come inizia Quarta questo set. Direi che inizia molto molto bene Andrea, 4 punti. Gualemi 3 punti. Sottolineato dall'applauso del pubblico questo. Eh? Sono abituati a vedere sempre 10. Sì. Bisogna regolare. Il 4 è quasi un tiro non preso da come ci hanno abituati. Trasponde di calcio per Gualemi. Attenzione. Ma sai che questa spondina qua ha tradito, se ti ricordi ha tradito anche Andrea prima. Sì. Addirittura ha volato palla quarto. Stretta. Comincia alla grande Quarta. 11 punti, 15 in totale. Leggenda narra che Quarta abbia sbagliato l'ultima stretta nel 1941. Andrea, mano sul panno. È un po' difficile da arginare, diciamo così. Gualemi di sventaggina. Giù il filotto e anche il pallino. Anche per il lui. Pallino. Vediamo se il rimpallo è favorevole al campione fiorentino. E lo è. 11 punti, tutto a posto. Premiato da una steccata superlativa. Sì, su queste sventagline, soprattutto da quel lato lì, Gualemi penso abbia pochi rivali. Di parabola, Andrea Quarta a rimpallare e questa non è una casualità, fa parte delle eventualità del tiro. Sì. Però qua c'è un'uscita. Sì, andrà dalla lunga. Può fare sia 3 che 4 addirittura, perché non succede niente nemmeno sul 3. Dare una media forza. Una forza allegra, come si suol dire. Questa. Vediamo se si apre sui birilli. Ha preso un po' nel vuoto, Matteo. Leva un po' nel vuoto. Tra l'altro passa questo giro, eh? Sì, perché si schiaccia nella prima e poi si allarga nelle altre due, quindi. Eccolo qua. Cercare anche il pallino da 4 che rosso non fa, per Quarta. Il rosso solo per Quarta, vediamo dove termina la bianca, perfection. E qui Gualemi alla ricerca di una steola, penso. Oppure, idee? Idee... No, batte duomo di tre, allunga. No, steola. Penso che l'abbia presa nel peggiore dei modi. Oddio, non è comodissimo Andrea. No. Vediamo se gioca con il rest. Se chiede il rest. Dietro la schiena. La schiena non ci arriva. Dice non sta poi neanche. Deve stare con piede in terra, in effetti. Sì. Sai che non vorrei stesse valutando un pallino. No, va disfaccio. Ma disfaccio Gianluca. Solamente deve togliere la stecca molto rapidamente. Ma lui stava valutando questo. Però di parabolina questa si prende, no? Fisso di parabolina. Mi sbaglio?
la telecamera frontale, che forse la giudichiamo meglio. Beh. Di parabolona. Di parabolina non ci si va tanto vicino. Sarebbe quasi un massè, eh. Sì, le alternative dalla lunga di là non si fida. Evidentemente è proprio brutta vista dal biliardo. Ma di bricolla non ha niente, eh? Guarda un po' la strada della bricolla. Non guardare niente, va di travezzino d'effetto. Insomma, con questa forza qua si è tutelato, eh? Sì. Guarda che è una bella uscita. Sì, tra l'altro fosse entrato di più sarebbe stato ancora meglio. Che è vero che la sua biglia andava verso il castello, ma quel palino poteva tutelarlo. Sfaccio di una passata, ma, lunga 4. Ma, secondo me la tira forte. No, forte, sì. Oliva 4 a 1 su Mirko? Su D'Ottavio Cesar. Derby argentino che si risolve per Oliva. E Oliva negli 8. Questo Oliva l'avevamo visto ieri che è una santa roba. E Torreggiani, Mirko, cosa sta facendo con Jublò? Erano 2 a 1 per Torreggiani. Adesso sono 3 a 1 per Torreggiani, 26 a 11. Avanti Torreggiani. Gualemi. Non lo bilancia questo. Ma io penso che lui abbia voluto questo. A tirare proprio alla fine. Questo che hai visto, sì. Perché c'era tantissimo rimpallo lì nel mezzo. Qualcuno è caduto il fazzoletto nel palazzetto. Sai chi mi ha offerto il caffè prima? Mi sono dimenticato di dirtelo. Un grandissimo del biliardo. Intanto quarta, giro e pallino da 4, 12. Ti dicevo, sai chi mi ha offerto il caffè prima? Paolo Venerando. Ah, che era insieme al suo compare di sempre, Fabio Masiero. Sai che non l'ho mai conosciuto di persona. No? Venerando? A fare alzare il pallino per fare Stevola. Ci riesce, Matteo. Buona. Diciamo che quarta si era preso un set di respiro, facciamo così. Guarda che pallino da 3. L'ha giocato di sfaccio, sei sicuro? Dio, mi metti i dubbi adesso. Girone di calcio? No. No. Pallino da 3 e basta. Mi inganna la zimutale messa così. Quindi questa la vede? Sicuro la vede. Se la vede sono dolori. Scusami Mirko, qual è l'accoppiamento di questa partita per i quarti di finale? Se sei Oliva, sai. Vanno tra il contro il vincente tra di Duex Riccardo e Carratozzolo. Traversino. Quindi vincente, ma l'hai detto in diretta? Due punti per due quarta. Punti solamente per quarta. Al volo di 2. Gualemi. Bravissimo. Gualemi. 8 punti. Questa non torna. Torna in difesa. Vediamo. Credo di no. Avversaria attaccata quasi. Match point per quarta. Questo pallino Gianluca. Sì, sai, quarta si è abituato, che insomma ci tira su queste, quindi. Ma io non penso. Invece no, guarda. No, ma la batte di colpo in testa probabilmente.
4 punti. Batte 4 punti. Grande che, lucidità qua. Sai però. Che questa è stata una scelta bellissima. Ma certo. C'era preoccupazione di poter prendere quel pallino, no? Di corta lunga? Così no, più vicino di così non gli può passare. Ultima spiaggia per Matteo, darà la forza del pallino a questo duomo di tre. E non si salverà non avendo preso palla piena. Match point per Andrea Quarta, sulla punta della stecca. Il rituale di Andrea Quarta. Se ce la facciamo a inquadrarlo mentre va a dare il solso d'acqua. Lontano dalla biglia, due passi. Piede destro in avanti. Destro sinistro. Due punti soltanto. Però. Speranze di Gualemi, poche ma ancora accese, ancora di duomo di tre, ancora probabilmente con quel pallino a fare da guida all'esecuzione del fuoriclasse fiorentino. Dici ci va di duomo di tre o di Garuffa? No, se la strada di prima, se ha visto un po' la battuta di prima, magari riesce a correggerlo. Qui è anche più naturale poter dare la forza del pallino perché l'avversario è più nel centro. Eccola qua, questa era l'intenzione di Matteo. Se fosse riuscito anche ad andargli dietro a quel pallino. Bravo Matteo. Questa comunque è una splendida uscita. Rimane in partita. Parabola per Quarta. Rimpalla, non difende, giro con possibilità di arrivo pallino. A qua Gualemi ne giocherà una soltanto. E la forza della gialla. Lì si è squarciata. Sapeva che dietro al pallino ci andava soltanto sul largo, ma chiaramente se avesse preso il 4 largo del castello ce lo inchiodava dietro. Sicuramente la vicinanza dell'avversario a sponda ha giocato un ruolo su questo tiro. Eccolo lì, sorso d'acqua di Quarta. Sorso d'acqua anche per Matteo. Qui più che altro queste sono operazioni che servono per riuscire a respirare bene, perché la tensione a volte manda proprio quasi in apnea. Bricolla. La rischierà questa forza o starà normale? La rischia, però è pericoloso. È pericoloso rischiare questa forza. Qui Matteo Travezzino di calcio. Postato largo. Parecchio largo. Ma nel travezzino di calcio senza effetto deve rischiare una misurissima e portare la sua nel centro del biliardo. Io d'impatto così non è che veda altre soluzioni. Ma io una la vedrei, ma un po' fantastica. Giocare lo striscio senza effetto e giochi la forza della gialla. Però sta guardando forse quello che ti stavo dicendo. Lo striscio a passare dentro e fuori il castello con la battente. Spettacolare, ma non c'è un pallino in cui gli vai dietro. No. Gli puoi battere in faccia quel pallone. Infatti. Poi la guarda, ma probabilmente la tirerà di calcio. No, tira quello che dici tu. O il gira andare avanti, non lo so. Traversino. E consegna. Sì, ha giocato traversino forte di tre passate e mezza a girare al centro anche con quell'altra. Ma manicomio. Era messa proprio male questa palla. Nitido. Questo match point per Andrea Quarta.
Vediamo se esulta, guarda. Due ci sono. E non ce n'è più, eh. E non ce n'è più, però. Se Gualemi, a Gualemi riesce, quello che è riuscito prima a quarta, sì, di lasciare la gialla lì, tutto sommato lì, e scappare con la sua... Ah, ce l'ha la stecca bassa, quindi la steola. Pensavo che non avesse. Sembra lunga, se non la prende scarsissima. Mi sembra lunga. Lunga, lunga. Che finale. 3. Si spocchiano, chiuderà anche in due colpi. Non lo fa il 3. Ecco, gli si è spostata. Come, qui gli ha preso la stessa traiettoria che ha preso prima il traversino di calcio a Matteo. Pari pari. Gancio dalla lunga, sì, fare giro girone, girone, girone alla cifala. Mamma mia, mamma mia, guardiamo dove va la gialla. Questa va dietro, guardiamo dove va la gialla. Che Matteo, lavoro Matteo Gualemi. Mamma mia, Matteo Gualemi, giù lo stadio. Mamma mia, Matteo Gualemi, una palla da mani. Non sono finite le emozioni in questa partita. Comunque c'è il trasponde di calcio per quarta. Questa non viaggia male. Vediamo se qua... Sostenitori di Andrea quarta che dicono va bene Andrea. E qui, trasponde di calcio di misurissima. Sto guardando Carlo in tribuna. Anch'io. Ogni tanto alzo gli occhi, adesso si è mosso però, eh? È stato fermo per tanto, adesso ha messo la mano sul fianco Carlo. Eccolo lì con la moglie Roberta. Vediamo la forza di questo tiro. Rimpalla. E qui devono prendere velocità. E qui un 4 grande come un cestino. Spadaro vince 4-2 su Abruzzese. Quarta, e questo pallino da 4 non lo fa. Attenzione, ho parlato troppo presto io. Glielo tira? O striscione andare là dietro, di scambio. O sta regolare. La diagonale per ritornare dietro al pallino in questo caso c'è. No, la tira no, regolare, dai. Cerca di quadrare le biglie. 2. Molle. Ah, molle Matteo. Ah, molle, qua gli è partita Matteo, proprio brutta. Molle Matteo. Molle. Match point. Quarta a 4 punti dal quarto di finale di questo campionato del mondo di Pistoia. Non guarda Gualemi. Ora sì. Attenzione al rimpallo, non succede niente. Lontananza di quarta verso i suoi tifosi. Sì, sa guarda di aver battuto fuori il suo nemico pubblico numero uno. Noi vi ringraziamo di essere stati con noi. Vi ricordiamo che la partita sarà pubblicata a brevissimo e la potrete seguire in differita su BC Billiard Channel. Grazie a tutti e mi raccomando, non lasciate Pistoia. A più tardi.